Ciao a tutti, bentrovati. Pace. Pace a Scusate il tutti. ritardo. Ho avuto un pochettino di problemi di salute, ho un po' di tosse fastidiosa. Infatti, quando Clarissa, che stasera è qui con noi, testimonierà, disattiverò il mio audio perché, per non disturbare. Però sono sicura che anche questa sera il Signore ci benedirà. Io ho sentito parte della testimonianza di Clarissa perché ho sentito la sua testimonianza a un campeggio e sicuramente non c'è magari tutto il tempo come questa sera in una live in cui magari una ha più tempo per dire ciò che Dio ha fatto nella propria vita. Ma sono sicura che il Signore parlerà ai cuori e che anche questa testimonianza questa sera sarà di benedizione. A te la parola, Clarissa. Clarissa, volevo specificare la moglie di Gioele che ha testimoniato la scorsa settimana. Pace, pace a tutti, sono Clarissa. Allora, la mia testimonianza spero di essere abbastanza capibile perché alle volte con le emozioni non riesco a spiegarmi bene. Allora, io ringrazio il Signore intanto per come mi sta dando questa possibilità di poter rendere, diciamo, pubblica la mia testimonianza che possa servire a chi ne ha davvero veramente di bisogno. Allora, io non sono nata in una famiglia cristiana evangelica, sono nata in una famiglia cattolica, che comunque che credevano in certi parametri e in certi sacramenti e tutto. Sin da piccolo, intanto, sono stata miracolata perché non sono nata come, diciamo, a pretermine, nel senso dei 9 mesi, ma sono nata prematura di 6 mesi. E quindi già grazie a Dio questo è un miracolo nella mia vita che Dio ha fatto. Nascendo di 6 mesi già i dottori avevano detto a mia mamma che non c'era niente da fare perché respiravo con un polmone, e avevo pelle scoperta e diciamo cuore visibile, quindi per i dottori, diciamo per la medicina non c'è più aiuto. Mia mamma ovviamente è cattolica. Io, quindi nel suo piccolo io ha confidato con tutto se stessa in Dio e grazie a Dio sono stata miracolata. Sin da piccolina frequentavo la chiesa, ho fatto tutti i sacramenti, battesimo, comunione, cresima, solo che poi, come tutti ben sappiamo, poi dopo che si finiscono questi sacramenti ci allontaniamo. E da lì in poi è iniziata appunto la mia vita. Andavo a scuola, frequentavo appunto, studiavo, a me piaceva tanto leggere, quindi ero molto appassionata alla lettura. Però comunque era sempre attaccata alla Bibbia, quindi la leggevo, la conoscevo, però non come la leggo adesso. Ringrazio Dio perché si è fatto presente nella mia vita, dopo una situazione dove comunque i miei si sono separati e quindi sono stata appunto, diciamo, il mondo mi è caduto totalmente addosso. Non sapevo a chi comunque confidare, a chi esporre il mio dolore, ma grazie a Dio ho avuto un migliore amico che mi ha teso la mano e questo migliore amico si chiama Gesù. Gesù si è fatto presente nella mia vita, ha asciugato le mie lacrime, ha colmato ogni dolore e in quel preciso momento veramente non sapevo cosa fare, non sapevo niente. Fino a quando un giorno esco per fare delle commissioni e trovo un negozio dove è un negozio di abbigliamento dove mio cognato comunque vendeva vestiti e per curiosità sono entrata e ho visto una locandina, un angolo proprio dedicato al Signore, dove c'erano versetti biblici, libretti appunto dove spiegavano tutta la vita di Gesù e mi ha colpito molto il libro di Giovanni, infatti quel libro me lo sono letto, uno dei primi tanti libri. E da lì in poi è iniziata la mia vita di curiosità, infatti chiedevo a mio cognato più spiegazioni, volevo più sapere chi era Gesù, perché comunque gli insegnamenti che ti danno a scuola ti spiegano la vita di Gesù, quello che ha fatto,
però volevo ancora sapere molto, molto di più. Fino a quando facevo delle domande, mio cognato mi dava delle risposte. Poi lui molto gentilmente mi ha appunto invitato a uno dei culti che facevano qua in chiesa e io una di quelle sere sono andata proprio lì, proprio a sentire questi culti. L'inizio è stato, non sapevo, ero spaesata, però grazie a Dio poi mi sono ben integralizzata, sentivo dentro di me quella pace, soprattutto quel dolore che avevo, non lo sentivo più, quindi è sceso su di me una pace inspiegabile, che veramente non si può spiegare, solo Dio può dare questa pace. Da lì in poi tornai a casa, ma avevo quel desiderio sempre di leggere, di conoscere, di approfondire sempre la scrittura, la parola di Dio. E lì mi mise a leggere, e da lì in poi si aprì un mondo nella mia vita. E poi mio cognato mi parlò pure del battesimo nello Spirito Santo, mi spiegò appunto tutti questi doni che Dio dava. E da lì in poi ho ricercato tutte queste cose, battesimo in acqua, battesimo nello Spirito Santo, e in una sera mi ricordo che, frustrata dal dolore, ovviamente ancora dalla delusione che ho avuto dal divorzio dei miei genitori, frustrata dal dolore, mi sono messa a piangere, non lo so come è successo, ma a un certo punto parlavo in lingue, una sensazione meravigliosa. Lo cercavo con tutta me stessa e parlavo in lingue, mi mettevo il velo per un senso di riverenza nei confronti di Dio ed è sceso appunto parlare in lingue, non sapevo nemmeno io quello che dicevo, la mia lingua non riuscivo proprio a frenarla. Da lì in poi cominciava sempre il desiderio sempre a crescere, a crescere, a crescere. Poi ho fatto il battesimo in acqua e da lì in poi ho La cosa accettato con bella è tutta me stessa. sempre lo Spirito Santo è detto il Consolatore, quindi la cosa bella è proprio che tu avevi bisogno di quella consolazione e lo Spirito Santo direttamente è sceso con la sua potenza proprio per consolarti. Sì, è sceso con un fuoco veramente dentro di me che tutt'oggi non lo so spiegare a chi lo dovrei spiegare, ovviamente a chi non è della fede, non saprei come fare. Grazie a Dio poi io sono stata battezzata in acqua, da lì in poi è iniziata la vera vita del credente, una vita fatta di rinunce, di consacrazione, di santificazione, perché quella è la vera vita del credente, santificarsi e consacrarsi. Da lì in poi che in me avvenne un cambiamento assurdo. Io prima ero bionda, vestivo di un abbigliamento molto, molto evidente, nel senso molto che attirava lo sguardo. Esatto, e quindi da lì in poi in me ci fu un cambiamento. Conosciuta proprio i primi periodi che ti stavi avvicinando alla chiesa, proprio in chiesa, cioè Sì, un'esperienza con il Signore. Mi ricordo proprio l'esatto cambiamento che c'è stato. veramente radicale, radicale. Da lì in poi dentro di me è come se mi sentivo sporca. Il colore, mi sentivo proprio a disagio. Appena entravo nei culti mi sentivo proprio indegna. Da lì in poi ho fatto una serie di rinunce, ad esempio appunto il colore, l'abbigliamento. Perché dal momento che uno si consacra poi capisce molte cose, gioielli, man mano tagliavo tutto quello che ovviamente mi distoglieva il pensiero da Dio. E da lì in poi, appunto, come dicevo, è iniziato il vero cammino del credente. E pian piano, appunto, ho conosciuto Aime, ho conosciuto Gioele, ovviamente, quindi da lì in poi è iniziato. Diciamo, è scattata quella fiamma, però dopo appunto questa presenza nella mia vita, ho pregato a Dio affinché comunque facessi la cosa giusta, nel senso bisogna sempre consultarsi con Dio, e Dio mi ha messo accanto una persona timorata da Dio ed è quello che io volevo, una persona che mi incoraggiasse anche in questo cammino di fede, quindi ringrazio anche Dio per come mi abbia messo nella mia via. Ecco.
Da lì in poi è iniziata appunto, ci siamo frequentati, da lì poi è scattato l'amore, ci siamo sposati, da lì in poi abbiamo appunto tre figli, uno più bello dell'altro, e appunto volevo anche centralizzarmi, che quando comunque sono rimasta incinta del mio ultimo figlio, io avevo problemi di salute. Mi hanno riscontrato bilirubine in diretta, dove appunto per chi sa è una malattia che, del fegato, dove ti porta comunque a prendere tanti farmaci, possibilmente anche con il rischio che una non viene guarita. Da lì in poi io pregai appunto che Dio mi liberasse di questa malattia, anche perché ero incinta di Davide e i dottori mi avevano dato due vie: o prendi medicine oppure dovrai cessare la gravidanza, dovrai abortire. Io in realtà non volevo abortire di Davide, anzi volevo portare a termine questa gravidanza. Da lì in poi in chiesa mi fecero l'unzione con olio e fui miracolata, la mano di Dio si è vista in me potentemente. Non presi medicine, feci un'analisi e risultò che io non avevo proprio niente. La bilirubina in me era scomparsa. E da lì in poi portai appunto a termine la gravidanza di Davide. Però man mano non era solo quello il problema. Man mano ci fu un altro problema che si riscontrò nella vita di mio figlio. E rilevarono appunto negli esami un eccessivo valore rilevarono appunto che nella vita di Davide c'erano tre trisomie, di cui una era disabilità, una era appunto la morte dopo qualche ora e l'altra che qualche imperfezione. Ma grazie a Dio anche lì ho visto la mano di Dio avanti a me e ho visto che lui ha steso ancora la sua mano di guarigione su Davide. Questa parola mi confortò il cuore perché appunto l'anno scorso, proprio nel periodo di luglio, io sapevo già di questi valori e abbiamo fatto comunque un turno di campeggio, dove in me c'erano più dubbi che certezze. E da lì in poi io confidai in tutto me stessa che il campeggio stesso mi desse la via, appunto Gesù mi desse la strada di cosa fare, ecco, in questa situazione. Portare avanti la gravidanza, come dicevano i dottori di Charles. Grazie a Dio mi arrivò una predica favolosa dove il pastore diceva: non pensare più al tuo problema, non pensare a niente perché io ho già operato potentemente. Da lì in poi mi mise a piangere perché tanta l'emozione, perché sapevo che questa parola era per me, l'ho tenuta per me, non l'ho condivisa con nessuno, però dentro di me c'era quella gioia perché sapevo che già Dio aveva operato e grazie a Dio. Veramente, a oggi posso dire che Davide ha 8 mesi, un bimbo meraviglioso e non ha niente, non ha difetti, è sano come un pesce. E tutto questo grazie a Dio, grazie a lui che ha messo la sua mano potente. Amen. Io Amen. volevo dire una cosa, volevo specificare una cosa perché magari le persone pensano perché che c'è di male nel farsi il colore capelli. Quello Sì. che intendeva dire Clarissa è che lei, cioè, tutto quello che faceva, lo faceva in una maniera succinta perché aveva desideri magari, cioè, non buoni che Esatto, sì. non rispecchiavano proprio quello che dovrebbe essere un sentimento cristiano. Quindi non è Esatto, che sì. c'è qualcosa di male nel tingersi i capelli, o il Esatto, sì. problema era l'attitudine che aveva, cioè ci mette Esatto, in per lei erano delle sentimenti. cose molto importanti di cui non Erano poteva delle fare priorità. a Esatto. meno. Infatti, erano cose di cui non poteva fare a meno e quindi non sapeva rinunciarci. Mentre quando Gesù è entrato nella sua vita, ha capito che quelle non erano le cose Esatto, non importanti. erano cose necessarie, esatto. Infatti, e poi da lì veramente il Signore poi ha provveduto anche secondo il suo cuore, perché
soprattutto anche quando già ha un'esperienza dei genitori stessi, magari, e non bella Sì. alle spalle, poi può, come si dice, può intervenire anche la paura, no? La paura di, e se succede pure a me, se È sbaglio, vero, se... sì. Invece Dio ha messo proprio quella pace nel trovare anche... Ha messo ordine nella mia vita, veramente. Ha composto il puzzle, veramente. Infatti, infatti. Fantastico. E poi volevo dire pure una cosa. Quando tu mi hai mandato il video con Davide, di Davide che rideva, io l'ho condiviso. Quindi, tipo, sanno chi è Davide. Davide, volevo Ah. dire a tutti che quel bambino è Davide, quello che non, per i medici non ci doveva essere o che pure doveva Esatto. essere malato. E Esatto. cioè, se avete visto quanto è un bambino bellissimo e in forma. Cioè, proprio per Sì. me, quando l'ho messo era proprio per far vedere la gloria di Dio, come si manifesta e come le cose che fa Dio sono reali, non sono... c'è solo un La parlare, perfezione, stupendo, veramente. ecco. No, ma veramente, è una È grazia di vero. Dio. Gloria a Cioè, Dio. vedere, magari una non si aspetta manco tutta questa storia dietro Davide, perché lo vedi e dici, è un bambino sanissimo. C'è anche Paffutello nel È senso bello vero. rotondo, proprio, cioè viene la gioia a vederlo. Quindi che Dio benedica veramente la vostra famiglia e cioè dalle vostre testimonianze si Amore. può vedere che tutto quello che il nemico ha decretato in morte, Dio l'ha trasformato in vita. Anche Amen. ricordo Gloria a la Dio. testimonianza di Gela quando ha detto anche del fattore economico, del fallimento che ci stava per essere nell'azienda e tutto, e poi Sì. come Dio ha fatto veramente recuperare, come quando Dio ha detto a Davide, vai perché recupererai ogni cosa. E veramente sono felice di avervi conosciuto meglio e sentire le vostre testimonianze, perché si può dire che Dio ancora oggi è il Dio che trasforma il lutto in danza, e con Amen, lui è vero. non è mai tutto perso, ma lui fa recuperare tutto ciò che il nemico ci vuole rubare. È vero, gloria a Dio. Grazie, Signore, Vuoi gloria a Dio. aggiungere qualcosa? Voglio aggiungere a coloro che comunque sono delusi da qualsiasi cosa che comunque si presenta in questa vita, che non c'è più gioia nel sapere che un consolatore può darti la pace, quella serenità che comunque il mondo non ti può dare, o se ti dà sono momentanei, ma poi tutto cade in un attimo. Quindi Dio ti dà quella pace eterna, e io voglio dare un consiglio veramente dal profondo del cuore, che è veramente come è stato come me in una delusione, che possa aprire il proprio cuore a Dio apertamente, e possa lasciarsi comunque avvolgere dal suo vero amore, dal suo potente che può veramente liberare, spezzare le catene, e può fare ciò che l'uomo riesce a fare. A Dio va tutta veramente la gloria. Amen. Io volevo aggiungere che oggi ho visto un video su TikTok che c'era un personaggio famoso femminile che parlava proprio di questo. Cioè, lei stessa diceva: è inutile che dite che problemi puoi avere tu perché una persona è conosciuta, è famosa o sta bene economicamente. Voi non l'avete capito, proprio diceva così molto sinceramente. Una persona può avere tutto quello che vuole, può avere tutti i soldi che vuole, la famiglia perfetta, può avere ciò che desidera e soffrire di depressione. E mi veniva veramente di dirle, cioè, tu hai bisogno di Gesù perché c'è un vuoto che nessuno può colmare, ma solo Gesù può riempire. Cioè, e lei È vero, sì. È vero. stessa diceva questo, e veramente volevo che ognuno rifletteva perché... Tante persone pensano, ah, se fossi ricco tutti i miei problemi sarebbero risolti. Ah, se È avessi vero, una invece non è così. famiglia non dovrei più. Ah, se avessi questo, se avessi l'altro. Ma in realtà alla base di tutto c'è Gesù. Certo, il pane, come si dice, è importante, nel senso avere soldi è importante per vivere.
avere una famiglia è nel piano di Dio, però tutto questo senza Gesù non ha pagato niente. È Quindi nullo, veramente è vero. avere Gesù è la cosa più importante della nostra vita. Ti Amen, chiedo grazie. una preghiera conclusiva per coloro che ci ascoltano e ti ascolteranno, Sì. ok? Odio d'amore, grazie, grazie, grazie per ogni cosa. Odio d'amore ancora in questa sera, vogliamo ringraziarti, oh Signore, per come tu sei sempre presente nelle nostre vite, oh Signore, e ti manifesti potentemente, oh Signore. Grazie ancora perché veramente hai steso la tua mano su ognuno di noi, oh Signore, fa che per coloro che ci ascoltano, oh Signore, possa anche tu colmare i loro cuori perché tu sai ogni cosa, a te non è nulla nascosto, Signore. Tu sei ancora il Dio che fascia le piaghe, oh Signore, guarisci e soprattutto liberi da ogni oppressione, Signore. Ancora in questa sera vogliamo presentarti, oh Signore, tutti i bisogni di le persone che non conosciamo, oh Signore. Ancora accendi loro quel desiderio di te, oh Signore, quel desiderio di conoscerti, oh Signore, e di amarti sempre di più. Ancora, oh Signore, metti ancora nei nostri cuori, oh Signore, più rinunce e più desiderio, oh Signore. Fa che possiamo nasconderci dietro la croce, oh Signore, e possa prevalere sempre tu nelle nostre vite, oh Signore. Ancora, oh Signore, se c'è qualche imperfezione, toglila del tutto, oh Signore, e ogni richiesta e benedizione la chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Gloria a Dio. Grazie per essere stata con noi questa sera Con piacere. anche per gli altri ci vediamo la prossima settimana. Man mano vi farò sapere il giorno in cui faremo la diretta. Poi vi volevo invitare a seguire una pagina sia su Instagram, su TikTok e su YouTube che si chiama Progetto Rinascere in Cristo. Dove si tratteranno argomenti cristiani. La pagina non è mia, ma è di un fratello, però credo che ci sia bisogno di portare il più possibile la parola di Dio anche nei social. Noi non siamo pastori, non facciamo chiese online, però sicuramente se i social si possono usare in un buon modo, è questo, parlando di Gesù. Amen. Che noi abbiamo va utilizzato nella migliore maniera possibile. E qual è se non quella di parlare di Gesù con ogni mezzo? Quindi vi invito a mettere like a questa pagina e lunedì ci sarà una diretta su YouTube. Vi aspetto la prossima settimana sempre con le dirette e vi invito anche a mettere il mi piace alla pagina Testimoniare per vincere perché appena raggiungeremo un tot di follower, faremo le live da lì, così in maniera che le persone possono vedere le dirette di testimonianza anche se non sono miei amici sul profilo personale. Dio ci benedica, vi metterò di nuovo il profilo su YouTube così potete condividere i video, le dirette di testimonianza con chi non ha Facebook. E Dio ci benedica e facciamo di tutto per parlare di Gesù ogni giorno a più persone possibile. Dio ci benedica. Pace a tutti. Grazie Clarissa per essere stata con noi. Dio ti benedica. Di nulla, pace.